avviare un po' il passaggio a Torino, ma ci tenevo a venire qui, andare innanzitutto a informarmi per come stanno andando le cose. E mi sono un po' rassicurato, il peggio dovrebbe essere passato, la situazione comunque è da tenere sotto controllo, c'è qualche ulteriore precipitazione che sta arrivando, ma non sembra assolutamente che ci sia ulteriore pericolo. Vorrei ricordare Fabrizio Torre, l'autista del taxi, che è deceduto, e quindi c'è un pensiero in questo momento di partecipe, commossa vicinanza da rivolgere ai suoi cari, ai suoi familiari. Per fortuna altre persone invece erano disperse, sono state ritrovate. C'è un pensiero che va a tutte le popolazioni, alle famiglie che hanno vissuto momenti di forte angoscia, di forte sofferenza. La situazione sta migliorando. In ogni caso dobbiamo, come dire, rafforzare quello che è il nostro piano di azione. Noi abbiamo già varato nel febbraio scorso un piano per la prevenzione, Proteggi Italia abbiamo chiamato, contro il dissesto idrogeologico. Siamo consapevoli che il nostro territorio è fragile, è vulnerabile. Dobbiamo quindi rafforzare questo piano e intensificare ancor più tutte le attività di prevenzione. Prevenzione perché le esondazioni di questo tipo non si verifichino più. In questo caso specifico la causa probabilmente di tutto questo è nel fatto che i letti dei fiumi rimangono ostruiti. E qui anche dobbiamo accelerare. Avevamo già inserito una norma del decreto clima, ma poi non è passata. Dobbiamo semplificare le procedure, perché giustamente i sindaci non è tanto un problema di risorse quanto di complessità delle procedure, perché per semplificare il letto di un fiume ci sono considerazioni di natura ambientale, tutela degli animali, dei pesci e via discorrendo. Però dobbiamo fare in modo che quando ci sono vari interessi in gioco, insomma, il problema della sicurezza venga prima. Grazie ancora. Grazie Presidente, buonasera. Grazie.